Assessore Panontin, cos'è Agenda Digitale Friuli Venezia Giulia? Agenda Digitale Friuli Venezia Giulia è un'idea di sviluppo e di innovazione tecnologica dell'ICT regionale che vede insieme la pubblica amministrazione e tutto il partner privato, i portatori di interesse, dalle piccole e medie imprese alla scuola, alla sanità, tutti legati in un progetto di declinazione regionale di ciò che prevede l'agenda digitale europea e poi quella italiana. Che cosa significa? Significa preparare questo territorio ad affrontare quella che è considerata una nuova rivoluzione industriale che in maniera trasversale interessa e abbraccia tutti i campi del sapere, ma anche tutti i campi della vita comune e che cambierà. Sta cambiando e cambierà sempre di più il nostro modo di operare. Noi lo guardiamo dal lato della pubblica amministrazione, ma crediamo che sia davvero un'innovazione potente per tutta la comunità regionale. È fatto di molte iniziative, è fatto di iniziative infrastrutturali, è fatto di iniziative di open data, è fatto di iniziative di implementazione della capacità degli enti locali di operare con nuovi processi e con il digitale, della sanità e della scuola. Quindi nessuno è escluso da questo processo e noi crediamo fortemente che tutti debbano marciare uniti verso questa idea di innovazione che l'agenda digitale definisce nella sua completezza. Presidente Puksic, qual è il ruolo di INSIEL in questa agenda digitale regionale? INSIEL è l'azienda informatica della Regione Friuli Venezia Giulia. In questo percorso che ci vede a fianco della Regione nell'accompagnamento di importanti riforme come quella della sanità e quella delle UTI, un altro grande passo è appunto l'annuncio di una vera e propria agenda digitale del Friuli Venezia Giulia in una modalità partecipata, con un'apertura al territorio e a tutti i rappresentanti insomma, del mondo economico. Quindi questo è il nostro ruolo in questo momento. Assessore Santoro, l'agenda digitale ha bisogno anche di infrastrutture. A che punto siamo in Friuli Venezia Giulia? Ad un ottimo punto, devo dire con grande soddisfazione che manterremo gli obiettivi che ci siamo dati, ovvero quello di sostanzialmente concludere il progetto Hermes per dicembre.